Benvenuti alla terza e penultima puntata della serie dedicata a Un giorno con il mito, raduno Alfa Romeo organizzato dalla scuderia Cassia Corse qui a Tavernelle Val di Pesa. Se nella prima puntata abbiamo fatto le berline e nella seconda le coupé, oggi vedremo due Spider, decisamente di due epoche diverse. Iniziamo da questa Spider del 72. Buongiorno Franco, allora oggi abbiamo Franco qui con la sua bellissima duetto, di che anno è Franco? Del 72. Del 72, è molto tempo che ce l'hai Franco? 45 anni. Accidenti, è proprio un'auto di famiglia, un affetto personale, vero? Sì. Quindi un'auto che hai sempre posseduto da molti anni. E che ti sei portato avanti negli anni con molta cura, vedo che è tenuta benissimo, vero? La uso pochissimo. Pochissimo, giusto per i raduni. E quindi è stato. Ora la usa mia figlia perché ha preso la patente e la usa lei. È stato, diciamo, un amore del passato avere la duetto per te. Io avevo il GT prima. Ah, ecco, avevi il GT. Sei sempre stato un alfista principalmente, sì, vero? Sì. Ecco. E poi ha avuto l'interesse per una duetto che è l'amore, diciamo, degli italiani, eh? Tutti ambivano averne una. Bene, e questo è il suo colore originale, vero? Sì, sì, sì. Quindi perfettamente conservata, gli hai fatto, immagino, semplicemente qualche lavoro di manutenzione al motore. Sì, vero? Ho fatto il motore, cose. Insomma, perché la voglio usare ma non voglio rimanere per strada. Certo. Senti, ci puoi aprire il cofano per vedere il motore? Grazie. Ecco qua, vediamo il motore, il classico Bialfa, vero? Il classico motore Bialbero, sì, dell'Alfa. Il Bialbero Alfa è sempre un bel vedere. Scusate, ma a forza di dire Bialbero Alfa, alla fine ho semplificato con Bialfa. Rimanendo in tema di motori, questa duetto di Franco è la versione 1006 e, come ci ha detto lui, è del 72, quindi proprio dell'anno in cui la versione 1006 fu riproposta. Infatti la seconda serie dell'Alfa Romeo Spider, detta coda tronca, era nata nel 1969 e all'inizio vedeva come motorizzazione il 1003 e il 1750. La 1003 era denominata Junior e vedeva l'allestimento interno simile alla prima serie, mentre la 1750, denominata Veloce, vedeva molte novità come il quadro strumenti a binocolo, l'aggiunta di due bocchettoni centrali per la reazione, un nuovo mobiletto centrale che saliva verso il cruscotto e nuovi sedili con poggiatesta. Inoltre la 1750 Veloce aveva i fari anteriori carenati, mentre la 1003 Junior no. Nel 1971 si aggiunse in listino la 2000 Veloce, che per un anno affiancò la 1750 Veloce, per poi sostituirla. Infatti nel 72, con l'uscita di scena del motore 1750, ritornò la versione 1006 con cui la Spider prima serie era nata. Fu deciso però che la versione con il motore 1006 avesse l'allestimento Junior, quindi la troviamo identica alla 1003.
Ecco, Franco ci fa vedere la capienza anche della bauliera, che non è male per essere appunto una sportiva, è una bella bauliera, bella spaziosa. Non manca nulla naturalmente, per il soccorso abbiamo il grip, ruota, tutto. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessia, la figlia di Franco, che naturalmente è l'autista ufficiale di questa bellissima duetto. Esatto. Che sensazioni si prova a guidare questa duetto, Alessia? È speciale, speciale, perché è stata una macchina di mio babbo per tanti anni. Certo. Mi ricorda anche momenti dell'infanzia, quando andavamo la domenica insieme. A giro? In giro, esatto. Vero? Ed è un pezzo di storia, di tradizione italiana. Certo, è anche un affetto di famiglia, vero? Certo, perché ti ricorda l'infanzia. Quindi ci sei particolarmente attaccata a quest'auto, esatto, vero? Sì. Sicuramente la terrai, con. Normalmente spingi l'acceleratore con quest'auto, certo, ti piace un po' correre. Ha un motore bellissimo. Brillante, Babbo mi dice sempre che è la macchina per fare le giratine. A me piace fare giratine veloci. Ecco, diciamo più che giratine ci fai un po' di rally, fra le più o meno. Queste campagne che offrono diversi tornanti, quindi anche divertente. Sì, vero? Molto. Brava Alessia, grazie di aver partecipato a Motorviani e un saluto insieme a Franco. Grazie mille da Motorviani, ciao! Grazie! E ora facciamo un salto temporale e vediamo questa Alfa Romeo Spider di seconda generazione. Allora, oggi a questo raduno, e che macchina ci presenti? Questa è un Alfa Romeo Spider del 2000. Sì. Io l'ho presa un anno e mezzo fa. Sì. Questa macchina è ancora una rodaggio perché ha 12.000 km originali. Ah, caspita, giovane, e quindi, diciamo. Praticamente è nuova, ancora sì. È nuova. Certo. E l'ho trovata su Alessandria in un garage. Ah. Era ferma da anni. Che peccato, come mai? Perché quel signore era purtroppo deceduto. Ah, ecco. E i figli, tramite un amico, sono andato a prendere questa, cioè ho visto questa macchina e l'ho comprata. Certo. Praticamente sabato scorso ho fatto la targa oro. Ah, targa, ecco. Oro A più vuol dire pare è nuovo, è il massimo riconoscimento per le macchine d'epoca. Quindi grande soddisfazione, grande, vero? Grande soddisfazione. Certo. E oggi sono al raduno come l'anno scorso dell'Alfa Romeo. Certo, certo. E quindi la usi proprio esclusivamente per i raduni? No, lo uso per i raduni. Certo. Quando c'è il raduno dell'Alfa Romeo, sì. Certo. Vengo con questa macchina. Tu sei particolarmente amante delle Alfa oppure è no, così no, un caso? No, anche un'altra macchina, ecco. D'epoca, un'altra macchina d'epoca. Ah, che cosa c'hai? Ho un MG B del 63. Ah, ecco, andiamo sulle inglesi, quindi andiamo altro genere. Andiamo sull'inglese. Ecco, comunque questa grande soddisfazione. Sì, questa è una grande soddisfazione perché la macchina è nuova. È nuova, è perfetta. Sì. È una cosa veramente introvabile, sì. Di queste... con questo chilometraggio. Certo, a queste condizioni così nuova, certo. Ci puoi aprire il cofano per vedere il motore? Ecco qua, ce la facciamo. Ci si fa. Ci vuole un po' di pazienza. Non ecco qua. La leva. Ecco qua, bellissimo. Che possiamo dire in più? Il motore è bello potente, vero? Potente. 16 valvole, twin spark, ma praticamente come si può vedere la macchina è nuova. Nuova, permette anche di divertirsi un po' se uno sì. Vuole un po' pestare, sì, vero? Questa macchina è una macchina brillante, divertente. Questa cammina, se questa uno cammina. Vuole camminare, cammina. Sì, sì. Ecco, quindi bene. Se volete va apri il cofano, ma non è stato messo nemmeno una valigia nel cofano. Ah, nella bauliera? La bauliera è nuova. Ecco, vediamo anche la bauliera comunque, perché trovare una macchina nuova così non è da tutti i giorni. Praticamente è un
po' angusta la bauliera, però sì, perfetta. Vediamo questo bellissimo velutino. No, no, praticamente nuova. Non è stato messo neanche una borsa. Non ha mai contenuto neanche una valigia, direi. Bella questa fanaleria posteriore a unica striscia, vero? Sì. La striscia unica, non saprei come definirla, gli amici del canale poi ci verranno in soccorso. Ma è una macchina come linea, una linea di Pininfarina, cioè è una linea a me piace molto. Certo. Con questo taglio trasversale, sì, della macchina. Una bella marmitta, facciamo bella vedere. Comunque la può vedere. Sì. Io non gli ho fatto niente. Certo. Praticamente. Ecco. La batteria. Certo. La seconda generazione dell'Alfa Romeo Spider nasce nel 1995, due anni dopo l'uscita di scena dell'ultima serie della Spider prima generazione. Siamo ormai in epoca Fiat e la vettura viene disegnata sul pianale tipo 2, sul quale Fiat Auto stava impostando quasi tutti i modelli del gruppo. Condividono infatti la solita base, la Fiat Tipo, la Fiat Tempra, la Fiat Coupé, la Lancia Delta seconda generazione, la Lancia Dedra, le Alfa Romeo 155, 156, 145, 146, GTV e appunto Spider. Disegnata anch'essa da Pininfarina come le Spider della prima generazione, questa può essere considerata la versione scoperta della GTV e con soli due posti secchi. Prodotta dal 1995 al 2004, si possono distinguere tre serie. Questa di Renzo è una seconda serie, che va dal 98 al 2003. Rispetto alla prima è riconoscibile per avere la mascherina anteriore con la cornice cromata, ma a parte questo dettaglio, aveva la plancia ridisegnata, nuova selleria, nuovi accessori, migliorati l'ABS e il servosterzo. La motorizzazione della Spider di Renzo è quella più piccola, cioè il 1.8 Twin Spark 16 valvole da 144 cavalli, ma nell'anno 2000 erano disponibili anche il 2000 Twin Spark 16 valvole da 155 cavalli, il 2000 V6 Turbo 12 valvole da 202 cavalli e il 3000 V6 24 valvole da 218 cavalli. Grazie a voi e buona giornata. Ciao da Motorviani, ciao, grazie. Grazie. Bene amici, per oggi concludiamo qui. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, ma non con l'ultima puntata da questo raduno, ma con la prima di una miniserie dedicata al raduno nazionale di Fiat X19 che si è tenuto a Castel Fiorentino. E inoltre vi ricordo per sabato sul nostro secondo canale Motorviani Special la terza puntata dedicata all'anno 1903 del nostro documentario sulla storia della Fiat anno per anno. Ciao a tutti! Salve Enzo, buongiorno! No, Franco! Abbiamo con noi il piacere di avere Alessia, la figlia di Antonio, che è naturalmente...